Quello che vogliamo davvero nella vita è la capacità di sorprenderci, fare qualcosa che poi sconvolga il nostro quotidiano. In un noiosissimo calcio si inserì questo giovane ragazzo dalla faccia allegra e da un profondo genio. Questo mi sconvolse. Per numero 10, da Enrico Bricchi. Battito irregolare. Non sono più lo stesso spettatore da diversi anni, lo ammetto. Ho perso la mia capacità di emozionarmi da quel fatidico inverno di 5 o 6 anni fa. Da lì non guardo più il calcio nella stessa maniera. Forse sarò cresciuto. Probabilmente quella gelida aria mi ha cambiato. O è più probabile che quell'addio mi ha portato via una parte di me. Da quando te ne sei andato dai campionati che contano, con tutto il rispetto per i prodigi del torneo sudamericano, non sono più riuscito a seguirti. Ogni tanto tornavo sui miei passi, così come un ubriaco torna in contatto con l'alcol, e ti riguardavo con quella maglia sempre rossonera. Qualche immagine me l'hanno anche fatta vedere in bianco e nero. Ronaldinho, per me sei stato il calcio, o meglio, quello che volevo vedere del calcio, o meglio ancora, quello che non avevo mai visto, ma che volevo dentro il mio profondo io e che ora conosco grazie a te. Quando entravi, mi si illuminavano gli occhi, un po' come in quel famoso film Limitless. La mia lampadina iniziava ad accendersi al tuo ingresso in campo. Il mio cervello calcistico iniziava a godere solo con i tuoi passi in quel prato verde. Quando un giocatore non ha i piedi, si vede subito. Esistono quei giocatori goffi, quelli tutti tirati in avanti, o i classici spaccagambe. Il dentone non fa parte di nessuna categoria esistente. Per carità, non paragonatemi Ronaldinho a Neymar, solo per qualche numero. Qua si parla di giocatori diversi. Ricordo numerose partite viste davvero solamente dal suo ingresso in campo. Quel suo tocco esagerato, oltre a far divertire il brasiliano, ha sempre fatto emozionare i tifosi e quindi hanno sempre perdonato anche qualche errore in più a lui rispetto ai suoi compagni. I tifosi azulgrana ancora piangono da quando è andato via. I milanisti l'hanno visto non nel suo miglior momento, ma continuano a dire che niente era come quando l'80 rossonero giocava in fascia, esagerazione perdonata. Non rinascerà mai uno come lui, ma nel caso qualcuno di voi, qualche folle o qualche alieno, si fosse perso qualche sua giocata, vi consiglio di guardarvi qualche video. Tenete d'occhio il vostro battito, cercate davvero di farlo, non è uno scherzo, non fatevi prendere dalla nostra possibile ironia. Controllatevi bene e quando vi sentite pronti di emozionarmi, cliccate pure. Alla fine però, ringraziate.